Ciao ragazzi e bentornati, buon martedì, anche oggi nuovo video a tema Harry Potter e questa volta video unboxing al buio, non ne facevo da un po'. Si tratta di un pacco che mi è stato inviato da due di voi, da due sorelle gemelle che si chiamano Aurora e Margherita, che saluto e che ringrazio davvero tantissimo. Ciao Aurora, ciao Margherita. Siete state davvero super super gentili, avete insistito per mandarmi questo regalo e finalmente ecco qui il video. Mi scuso con voi per il ritardo, ma ne avevo già in programma tanti altri messi sul canale, ma finalmente ci siamo. Quindi bando alle ciance e andiamo subito ad aprire questo pacco perché non sto più nella pelle. Ecco qui, tagliamo i nostri scotch. Ok, ecco qui, c'è una lettera. C'è una lettera, ragazzi, col sigillo di Hogwarts. No, allora aspettate, prima andiamo a leggere questa lettera. Mi sembra davvero un peccato rompere il sigillo. Spero di riuscire a toglierlo senza romperlo. Sono riuscito a non distruggere il sigillo, così potrò conservarlo. Dentro c'è una lettera. Bellissima, ragazzi, ma quanto è bella! Quanto è bella, guardate, è la divisa di Corvo Nero. Loro sanno che io sono Corvo Nero su Pottermore e sono senza parole, davvero bellissima. Ma l'avete fatta voi questa? Fatemelo sapere nei commenti, perché se l'avete fatta voi siete state bravissime, davvero bravissime. Spero di non rovinarla. No vabbè ragazzi, voi non potete capire. Sollevando così la parte frontale, ecco che si rivela il messaggio. E c'è scritto: ciao Antonio, siamo Aurora e Margherita, sono 2 anni che seguiamo il tuo canale con i tuoi sproloqui e le tue utilissime recensioni, così per ringraziarti abbiamo deciso di inviarti questo regalo. PS, continua così, sei un grande. Ragazze, no, voi siete grandissime che mi sopportate da 2 anni e mi supportate da 2 anni, e posso assicurarvi ragazze che solamente con questo bigliettino mi avreste già reso super felice, perché avete messo una cura nel realizzarlo pazzesca. Ragazzi, davvero, ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Secondo me è fighissimo, perché ora che lo sto guardando meglio, sì, è realizzato interamente a mano ed è pazzesco, ragazze, pazzesco, bravissime. Questo lo mettiamo qui, conserverò tutto, anche la busta, e vediamo cosa c'è qui all'interno. Tanta carta, tantissima carta, mi divertirò a pulire tantissima carta. Ed ecco qui che c'è un pacco, ci sono ben 2 pacchi addirittura. Bene, togliamo la scatola e ragazzi cominciamo ad aprire. Io direi di cominciare da questo qui e vediamo cosa c'è all'interno. Sono curiosissimo a questo punto e vediamo. No vabbè, no, non ci credo, no, non ci credo ragazzi, non ci credo. Non ci credo, guardate quante bustine di Wheezy's. Ragazze, vi voglio benissimo, ragazzi, vi voglio troppo bene, vi voglio troppo bene. Siete pazzesche, mi avete mandato delle cose pazzesche. Loro sanno sicuramente che io non posso avere questi, non posso avere questi Wheezy's, non potevo averli, perché in Sicilia o comunque al sud Italia non esiste l'esse lunga e quindi è impossibile trovare queste Wheezy's, questi articoli. Ragazze, io vi ringrazio tantissimo e a questo punto mi sa di aver intuito cosa c'è qui dentro, quindi lo andiamo ad aprire immediatamente e vediamo cosa c'è. Ragazze, davvero, non sono senza parole, queste cose mi commuovono, vi dico la verità, perché avete avuto un pensiero pazzesco, davvero, davvero pazzesco. Ma intanto apriamo questa, perché è una cosa davvero che mi scalda il cuore, non avete idea, davvero. Questa è la box dove andare a posizionare all'interno tutti i vari Wheezy's, che a questo punto dobbiamo aprire così vediamo cosa c'è all'interno. E qui vediamo il Wheezy's della professoressa McGranit. Apriamone un'altra, ora io qui creerò un casino. Qui abbiamo Cedric Diggory, mannaggia quanto mi ha fatto penare il Cedric Diggory Funko Pop. Qui troviamo invece
Il professor Silente, ragazze, io sono davvero come un bambino durante il giorno di Natale, sono felicissimo, davvero felicissimo. Qui c'è Edvige sulla pila di libri, apriamo un'altra, qui troviamo invece o Fred o George, uno dei due, questo non so di preciso. E poi andiamo avanti, qui credo sia l'altro, l'ho beccato subito, quindi o Fred o George, uno dei due. Andiamo ancora avanti, qui invece Hagrid, no, fortissimo. Poi sono molto belli al tatto perché sono tutti gommati, sono davvero molto molto belli. Poi andiamo ancora avanti, qui abbiamo Lord Voldemort, mi è volato dalle mani Lord Voldemort. Io ho penato tantissimo, avevo anche chiesto all'ufficio stampa di Esselunga se avessero modo di inviarmi un raccoglitore con The Wizzy. Inizialmente mi dissero di sì, poi invece si sono fatti risentire e mi hanno detto che non era possibile inviarmeli. E quindi diciamo che me ne ero fatto una ragione. Questa è Luna con la sua divisa da corvo nero. Io davvero, ragazze, sono senza parole, davvero senza parole. Questo per me è davvero, vale più di qualsiasi altra cosa, perché è il pensiero più bello che forse qualcuno abbia avuto per me in questi anni, perché davvero si vede che ci tenevate e davvero mi avete reso felicissimo. Poi quante bustine, tantissime ragazze, tantissime, abbiamo anche Luna. Poi mi sa che le avete manomesse e mi sa che sono tutti diversi, mi avete anche eliminato tutti i doppioni, quindi doppiamente grazie per tutto il lavoro che avete fatto. Qui c'è Sirius Black, ma sono davvero tantissimi. Ma quanti sono questi Wizzys in totale? Quanti sono? Questo qui è Neville, andiamo ancora avanti, qui troviamo Lupin. E poi ne restano altre 6 in questa bustina qui, Harry. E poi adesso mancano ancora Ron ed Hermione, chissà se ci sono anche loro. Qui abbiamo il nostro Dobby. Poi qui abbiamo invece, vediamo qui, Hermione con i suoi mega capelli. E poi ancora, vediamo ancora chi c'è. Qui abbiamo Fred George, credo questo sia un doppio, no, non è un doppio. Allora, quello di prima è Ron. Ok, questo allora è Ron. Questo è Fred o George, uno dei due. E poi qui invece abbiamo la nostra Bellatrix. E infine, ultima bustina, abbiamo il professor Piton. Ma adesso apriamo anche il raccoglitore, così vediamo all'interno come è fatto. Eccolo qui, tirato fuori dalla confezione, apriamolo, togliamo la protezione che c'è qui al centro. Ecco qui, ok. Beh ragazzi, adesso felice come un bambino di 2 anni, vado subito a mettere tutti i personaggi qui dentro. 3, 2, 1, ragazzi. Fermi tutti, voi mi avete mandato l'intera collezione, ragazze, no, vabbè, voi siete fuori di testa. Io sono felicissimo alla faccia di Esselunga che non mi ha voluto mandare un raccoglitore di prova. Ragazze, io vi voglio strabene, ragazze, siete state fantastiche. Purtroppo qui al sud, non solo io, ma tantissimi altri fan di Harry Potter non hanno potuto avere questi personaggi e io davvero non so davvero come ringraziarvi, ragazze. Sono bellissimi, sono davvero bellissimi. Io credevo di non averli mai, di non poterli mai trovare se non comprandoli su qualche gruppo privato, comunque da qualche privato. Io davvero ci tengo a sottolineare come questo secondo me sia un gesto che va davvero fuori dal comune, perché avete avuto la premura non solo di realizzare questo bigliettino bellissimo, ma addirittura di cercare tutti i personaggi, aprire le buste, di riconfezionarle, di prendermi un raccoglitore. Io sono davvero in debito con voi, ragazze, qualsiasi cosa sono a vostra disposizione. E non posso che dirvi grazie, grazie di cuore, questo mi ripaga di tutti gli sforzi, di tutti i sacrifici, di tutte le notti perse a montare video all'ultimo momento, di tutte le domeniche perse chiuso in casa a registrare video, anche rinunciando ad uscire a fare altre cose, perché c'è del sacrificio dietro anche un canale leggero come quello mio, e questo, ragazzi, mi ripaga di tutto.
tutti gli sforzi. Io davvero sono commosso. Sono commosso da voi, sono commosso da Emanuele in precedenza. Sono davvero felicissimo e continuate tutti a mandarmi email, messaggi dove mi chiedete il mio indirizzo. Io sto cercando di convincere una persona a farsi mandare i pacchi al posto mio, un negozio qui a Catania che potrebbe fungere da punto di appoggio dove inviare lettere e tutto quello che vi pare. Quindi diciamo che breve vi potrò fornire questo indirizzo a tutti e poi chi vorrà una lettera, qualsiasi cosa, è davvero sempre più del necessario. Bene, io a questo punto direi di chiudere qui il video, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me, per aver visto il video fino alla fine. Ragazzi, mi raccomando, se vi fa piacere seguitemi anche su Instagram, seguitemi su Telegram, fate quello che vi pare, fatemi sapere sotto nei commenti se voi avete i Wizzis, se avete anche voi come me la collezione completa, sono contentissimo. Adesso direi che è giunto il momento di chiudere il becco, io vi saluto e vi do appuntamento prestissimo con un nuovo video. Ciao!